piccolo spoiler per dopo, verificheremo la legge di Ohm utilizzando solo questa pila, Arduino e questi LED. Senza fare calcoli, solo guardando i LED riusciremo a capire che cosa è successo. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di parlare di legge di Ohm, corrente, voltaggio, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram e TikTok. Momento spam finito, ora possiamo dedicarci al video. Nel precedente video della Plasma Ball abbiamo parlato di corrente, di differenza di potenziale, di campo elettrico. Ma come sono collegate tutte queste grandezze tra di loro? C'è una relazione molto importante in elettronica, in fisica, che si chiama legge di Ohm e che lega direttamente differenza di potenziale e corrente elettrica. Partiamo dalla differenza di potenziale. Che cosa significa differenza di potenziale? La differenza di potenziale è quella differenza che si pone tra due corpi che hanno un accumulo di carica diverso. Mi spiego meglio. Immaginiamo di avere un corpo neutro e immaginiamo di avere un corpo carico negativamente. Tra questi due c'è una differenza di potenziale perché c'è uno squilibrio di cariche. Se noi li mettiamo a contatto, questa differenza verrà compensata dal trasferimento di cariche da un corpo a un altro, in modo tale da eliminare lo squilibrio. Immaginate di mettere una pallina all'inizio di una discesa. Questa pallina, se non è trattenuta da niente, scenderà verso pianura. Ed è la stessa identica cosa che succede alle cariche quando c'è una differenza di potenziale. Nel momento in cui c'è una differenza di potenziale, le cariche fluiscono. Maggiore sarà la differenza di potenziale e maggiore sarà il ritmo con cui si muovono queste cariche. Così come maggiore sarà la pendenza e maggiore sarà la velocità con cui scende. Quindi alla base dei circuiti elettrici e del moto di cariche c'è la differenza di potenziale. Ma come è collegata questa alla corrente? Immaginate di essere piccoli come il filo e di mettervi in trasversale e di avere un cronometro e guardate fisso qui al centro del filo. Dovete fare un gioco, dovete contare quanti elettroni passano in un secondo. Quella sarà la vostra corrente elettrica. Quindi la corrente elettrica è quante cariche passano in un secondo. È evidente che maggiore sarà la spinta, e quindi maggiore sarà la differenza di potenziale, maggiore saranno il numero di cariche che passano, e quindi maggiore sarà la corrente elettrica. Prima di passare al prossimo concetto, vi voglio far solo ragionare su una cosa. Noi quando accendiamo per esempio la luce, non c'è un elettrone che passa da un punto a un altro istantaneamente e la lampadina si accende. In realtà il moto delle cariche all'interno dei fili è molto più lento di quello che ci immaginiamo. Dovete immaginare più a un domino che a una particella che si muove. Nel momento in cui accendiamo c'è questo moto e l'elettrone più vicino alla fine, quello vicino alla lampadina, l'accende. Per introdurre il prossimo concetto vi voglio far fare un altro esperimento mentale. Immaginate di prendere un vostro amico, immaginate di spingere questo vostro compagno su una pista di ghiaccio e prendete lo stesso compagno con la stessa spinta, spingetelo sull'asfalto con i roller, però l'asfalto non è liscissimo, è pieno di imperfezioni. A parità di spinta, quale fluirà più velocemente e arriverà più lontano? Ovviamente quello sul ghiaccio, perché il ghiaccio ha meno attrito e si oppone meno al moto del vostro compagno. Questo succede anche alle cariche all'interno dei fili, è solo che in quel caso lì non parliamo di attrito, ma parliamo di resistenza. Quando un elettrone fluisce all'interno dei fili, è vero che gli atomi sono molto piccoli, però anche i fili in cui sono rinchiusi sono molto piccoli. Quindi che cosa succede? Che incontrano le pareti del filo, incontrano altri atomi, incontrano altri elettroni. Quindi tutti questi scontri con cui ha a che fare l'elettrone lo rallentano. Questa è chiamata resistenza del filo, resistenza del materiale. Questa resistenza dipende da diversi fattori. Il primo è la lunghezza del filo. Maggiore sarà la lunghezza del filo e maggiore saranno gli ostacoli a cui andrà incontro l'elettrone e quindi maggiore sarà la resistenza. Ma se io faccio il filo un po' più largo e quindi aumento la sezione del filo, l'elettrone fluirà meglio, quindi la resistenza diminuirà all'aumentare della sezione del filo. Un altro parametro importante sulla resistenza è la temperatura. Ogni oggetto ad una certa temperatura, diversa dallo zero assoluto, ha una certa energia termica.
questa energia termica si trasforma in oscillazione del corpo. Maggiore sarà la temperatura, maggiore sarà l'oscillazione e quindi maggiore sarà la probabilità che l'elettrone vada a sbattere contro un atomo. Quindi all'aumentare della temperatura aumenterà anche la resistenza del corpo. Adesso abbiamo definito sia differenza di potenziale, corrente e resistenza. Adesso vediamo come sono collegate tra di loro tutte. Non voglio farvi i calcoli sulla legge di Ohm, bensì ve la voglio far vedere con dei LED che si accendono in base alla corrente elettrica che fluisce al loro interno. Adesso vediamo. Testeremo la legge di Ohm. Come faremo? Abbiamo Arduino che ad ogni pin a cui ho collegato questi LED dà un certo valore di differenza di potenziale che è uguale per tutti i pin. Quindi ad ogni LED che voi vedete qui ho dato la stessa identica differenza di potenziale. Quello che vedete qui sono 5 resistenze diverse. Le ho fatte dalla più piccola alla più grande. Quindi se io do la stessa differenza di potenziale ma cambio la resistenza, che cosa mi aspetto? Che cambi anche la corrente. Ma in che modo? Se la resistenza impedisce alle cariche di muoversi, è ragionevole pensare che a parità di differenza di potenziale, con resistenza maggiore ci sia corrente minore. Però adesso lo verifichiamo. Primo LED, adesso accendiamo il secondo. Si vede una differenza di accensione, perché cosa succede? Che l'intensità luminosa di questi LED dipende da quanta corrente sta fluendo. Quindi noi, senza fare misurazioni di nessun tipo, riusciamo subito a capire se sta fluendo minore o maggiore corrente. Quindi passiamo alla prossima resistenza. Qui la differenza non si vede molto perché ho scelto due resistenze abbastanza vicine. Qui invece si vede perché il penultimo LED si è acceso veramente poco. Adesso vediamo l'ultimo. Ecco, l'ultimo si è acceso pochissimo. Così abbiamo verificato la legge di Ohm. In che modo? Abbiamo detto che l'intensità luminosa di questi LED dipende da quanta corrente scorre. Dal primo all'ultimo abbiamo visto che a parità di differenza di potenziale, cambiando le resistenze, cambiava l'intensità e quindi cambiava la corrente elettrica. Quindi effettivamente abbiamo visto che all'aumentare della resistenza diminuisce la corrente elettrica. Potremmo fare lo stesso esperimento: invece di cambiare le resistenze, cambiamo la differenza di potenziale e questo lo possiamo vedere istantaneamente. Adesso prendo una pila e vediamo cosa succede. Lasciamo questa resistenza e invece di collegarlo ai pin di Arduino che danno 5 volt, colleghiamo il LED ad una pila da 9 volt e vediamo cosa succede. Rispetto a prima si è acceso molto di più, perché abbiamo aumentato la differenza di potenziale tenendo la resistenza costante e quindi aumentata la corrente elettrica. Quindi abbiamo verificato effettivamente che resistenza e corrente elettrica sono inversamente proporzionali e invece differenza di potenziale e corrente elettrica sono direttamente proporzionali. Questa si può riassumere scrivendo V uguale I per R, che se volete ricordare in maniera facile vi potete ricordare vir uomo in latino, V uguale I per R. Per oggi è tutto, fatemi sapere se vi può interessare qualche video su Arduino nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video.